Ed ora parliamo di geotermia, un accordo dalla regione contributi per progetti indirizzati allo sviluppo sostenibile. Massimo Lucchesi. Pioggia di contributi per i 15 comuni dell'area geotermica toscana, circa 10 milioni arrivati nelle casse della regione saranno riversati ai comuni della zona. L'approvazione di competenza di un tavolo istituzionale sulla geotermia vede riuniti regione, province, sindaci e presidenti delle comunità firmatari dell'accordo, con progetti inseriti nel piano triennale di sviluppo geotermico secondo l'accordo sottoscritto tra regione, Enel ed enti locali. Se ne è parlato a Pomarancio nel corso di varie iniziative, talune internazionali, sulle potenzialità della geotermia, sia per la produzione di energia elettrica che per gli usi del calore, organizzate nell'ambito della manifestazione Expo Pomarancio. Le risorse, ha precisato il direttore del COSVIG Sergio Chiacchella, serviranno per un programma di sviluppo sostenibile del territorio che comprende varie priorità. Finanziamenti per progetti che i singoli comuni riterranno strategici, coerenti con il piano di sviluppo di tutto il territorio, indirizzati verso lo sviluppo sostenibile. La rassegna fieristica di Pomarance, come ha ricordato il sindaco Loris Martignoni, è stata organizzata proprio per dare ulteriore slancio e visibilità al comprensorio geotermico. Le nuove frontiere della comunicazione digitale